Ci presentiamo, io sono Mario. Io sono Zaida. Detto fra noi, lei è quella veramente Buongiorno. brava. Adesso possiamo iniziare il nostro video. Ciao. Ciao. Ciao a tutti e benvenuti nella cucina di Basilico e Rosmarino. Oggi vi proponiamo una nostra ricetta originale. Spaghetti in crema di peperoni con le briciole. Ora vediamo gli ingredienti. Abbiamo 2 peperoni, 340 grammi, 25 grammi di pane secco, ben secco, 2 spicchi d'aglio e 2 peperoncini, oltre all'olio extravergine di oliva. Aggiungiamo anche un rametto di rosmarino che useremo nell'olio dove tosteremo le briciole. Adesso tagliamo i peperoni e li puliamo. Priviamoli delle parti interne fibrose. Adesso taglio i peperoni in grossi pezzi in modo da lessarli e quando saranno cotti verranno direttamente messi nel bicchiere del mixer. Adesso preparo il pane secco per ottenere briciole più piccole. Lasciamo comunque alcune briciole più grandi. Saliamo leggermente. Mettiamo un giro d'olio abbastanza abbondante. Aggiungiamo anche un rametto di rosmarino che darà un piacevole aroma. Aggiungiamo le briciole. Mescoliamo le briciole con l'olio che si sta scaldando, si devono tutte intridere di olio e tostare bene. Seguitele molto perché è facilissimo che si brucino. Ecco, è quasi fatto, quasi pronto. Le briciole sono pronte, togliamole dal fuoco e lasciamo subito raffreddare la padella. A 15-20 minuti possiamo togliere i peperoni dall'acqua. Dobbiamo preparare la crema di peperoni. Con i peperoni lessi, un goccio d'olio e un pizzico di sale. Assaggiamo la crema di peperoni perché ovviamente deve essere giusta di sale. Molto sciapa. Evidentemente il pizzico di sale che ho aggiunto prima era veramente poco. Adesso ne aggiungiamo un altro po'. Ecco, ad esempio questo. Aggiungiamo quest'altro sale e mescoliamo di nuovo.
assaggiamo di nuovo. Adesso mi sembra giusto. Buttiamo gli spaghetti. Schiaccio l'aglio in camicia. E metteremo così. Tagliamo il peperoncino nella lunghezza per fargli rilasciare tutto il suo aroma. Ora togliamo il peperoncino, anche perché dopo con la crema sarebbe più difficile individuarlo e toglierlo. Versiamo la crema di peperoni. Tolgo l'aglio. La crema di peperoni sta sobbollendo e siamo pronti ad aggiungere la pasta. Versiamo gli spaghetti nella padella. Saltiamo brevemente. Possiamo impiattare. Adesso aggiungiamo un giro d'olio e le briciole. Il nostro piatto è pronto, spaghetti in crema di peperoni con le briciole. È venuto il momento dell'assaggio, il momento più bello. Vediamo com'è venuta questa pasta. Prendiamo anche le briciole. Una meraviglia, fantastica. Si sente il peperoncino, si sente il rosmarino nelle briciole tostate. Mi sa che me la finisco. Veramente, veramente fantastica. Da provare. Bene, vi saluto e, con questo piatto, gli spaghetti con la crema di peperoni e le briciole. Se avete apprezzato, mettete un like e per favore iscrivetevi. A voi non costa nulla e per noi è vitale. Grazie.